questo workshop in cui discuteremo con varie opinioni su questo tema dell'educazione finanziaria e non solo dell'educazione finanziaria. Come ci diceva il Presidente Picciolini, noi come Centro di Diritto del Consumo abbiamo fatto 2 anni fa un rapporto relativo ai modelli europei sull'educazione finanziaria. E da questo rapporto sono emersi alcuni stimoli che nel rapporto dell'Avvocato Cucciarelli sono stati ripresi, e la ringrazio, che mi limito a riportare per introdurre la discussione. Il primo stimolo si riferisce alla individuazione dell'approccio con cui il consumatore o l'investitore affronta i temi del rischio e dell'investimento in generale. Normalmente l'approccio che viene sviluppato è un approccio di economia classica che individua il consumatore come soggetto razionale che alloca efficacemente le risorse e che quindi sulla base della propria consapevolezza fa funzionare le regole del mercato. In realtà l'economia comportamentale ci dice che spesso il consumatore commette errori, spesso il consumatore è inconsapevole dei rischi, ha situazioni di avversione al rischio oppure di overconfidence, quindi cade nel sovraindebitamento e in una situazione di crisi economica questo sta diventando particolarmente pericoloso. E qua il legislatore europeo ha cercato di sopperire a questa esigenza imponendo anche all'operatore finanziario il compito di monitorare la valutazione del rischio, in particolare per l'investitore non professionale. Noi sappiamo tutti che la direttiva MiFID impone al funzionario di istituto finanziario una valutazione sull'attendibilità delle informazioni che gli vengono date e anche una valutazione sulla meritevolezza del credito e sul rischio di riferimento. Qua sorge però un problema abbastanza importante, cioè un problema di informazione, soprattutto di informazione non soltanto del consumatore ma anche dell'operatore finanziario, perché molti strumenti innovativi sono estremamente complessi e articolati e quindi qua il problema è un problema di formazione di carattere generale. Il secondo elemento che è emerso, io ho preferito e preferisco parlare di formazione anziché di educazione finanziaria. Educazione finanziaria è la traduzione financial education, e individuarla a 3 livelli, seguendo un pochettino il modello austriaco che ha individuato un po' provocatoriamente 3 patenti finanziarie. Un livello di istruzione che è il livello dei giovani, quindi nelle scuole, che è una specie di alfabetizzazione di carattere economico-finanziario, che è importante per il giovane che gestisce e gestirà il proprio budget, ma anche per la famiglia, perché abbiamo visto che nell'educazione sanitaria l'educazione dei giovani poi stinge sulla famiglia. Il secondo livello è il livello di educazione nella famiglia stessa, con riferimento alla gestione del budget. Qua il problema è più delicato perché non si tratta soltanto di informare ma anche di abituare alla gestione finanziaria, quindi è una sorta di learning by doing ed è uno strumento che è più agevole sviluppare attraverso associazioni di volontariato, dei consumatori e quant'altro che possono educare soprattutto le famiglie poco acculturate o con grosse difficoltà di gestione del budget a prevedere ipotesi di rischio. E poi c'è il terzo livello che è il livello degli investitori non particolarmente specializzati, che io definirei un livello di aggiornamento finanziario sui nuovi prodotti e sui nuovi servizi. Questo per consentire anche quando l'investitore si presenta in banca di conoscere il livello di
informazione che il cliente ha su determinati prodotti e determinati servizi. Terzo elemento che è emerso sono i modelli di tipo europeo, che sono abbastanza variegati e che noi abbiamo sintetizzato sotto tre profili: un modello di autocoordinamento degli operatori economici, che è il modello che si sviluppa naturalmente e normalmente quando più soggetti, che possono essere le operazioni finanziarie, che possono essere le scuole, che possono essere le istituzioni pubbliche, operano nel mercato e si autocoordinano svolgendo attività di tipo diversificato. E quando è avvenuto per esempio in Germania per numerosi anni senza un coordinamento di carattere generale. Poi ci sono situazioni invece di indirizzo centralizzato, in cui vi è un soggetto, per esempio in Inghilterra, per esempio in Francia, che coordina l'attività a livello nazionale e evidentemente ci mette anche le risorse per coordinare questo tipo di attività. E poi un terzo livello che abbiamo visto emergere nei paesi federali, in particolare in Austria, e che potrebbe funzionare anche in Italia, di coordinamento nell'ottica della sussidiarietà, cioè un coordinamento a livello nazionale, qualcuno lo chiama cabina di regia, in cui tutti i soggetti individuano chi fa cosa e come opera, e poi le regioni, i soggetti locali sviluppano l'attività a livello decentrato. Un modello quindi misto che non impone un unico progetto, ma coordina i progetti esistenti. Modelli diversi, modelli variegati, tutti legati alla necessità oggi evidente di dare all'educazione finanziaria un ruolo strategico, perché il problema di fondo, soprattutto dopo la crisi economica, è quello della mancanza o ridotta fiducia dell'investitore e quindi la capacità di recuperare attraverso una corretta formazione un'educazione e una consapevolezza dei rischi e dall'altra parte delle opportunità per l'operatore in quanto tale. Restavano e restano altri aspetti operativi. Il problema dei contenuti, il problema delle modalità didattiche e il problema dei finanziamenti. E qua devo dire che l'avvocato Cocciarelli ha raccolto parecchi materiali e ci ha dato delle indicazioni interessanti e significative. Ecco perché ritengo opportuno sviluppare questi aspetti per poter individuare i punti di riferimento particolarmente significativi. Io mi fermerei qua, lascerei per una decina di minuti all'avvocato Cocciarelli di presentare il suo rapporto, che credo tutti abbiate ricevuto, e quindi siete in grado di fare. Prego.